E poi è scappato all'estero per non dover pagarne il fio. Appena muore diventa un esule. Ma come fa un latitante da vivo a diventare esule da morto? Un latitante morto è un latitante morto, un po' più fermo di quando era vivo, ma sempre il latitante è. No, diventa esule, gli cambiano addirittura la parola per cambiare la natura. Perché Craxi è naturalmente il nome tutelare, lo spirito guida di Berlusconi, che ha proprio un altarino con tanto di cero votivo alla memoria. E dall'altra parte abbiamo un centro-sinistra completamente impazzito, dove gente come Fassino e come Veltroni passano il loro tempo a riabilitare Craxi, addirittura a dire che Craxi ha un posto d'onore nel pantheon dei padri nobili del Partito Democratico. Figuratevi quelli ignobili. Fortunatamente dal pantheon avevano fatto uscire preventivamente Berlinguer per evitargli brutti incontri postumi, e cominciano a dedicargli convegni commemorativi, documentari encomiastici sulla vita di San Bettino, sulle reti Mediaset, a dedicargli strade, vie, targhe, piazze, monumenti e questi. Ora voglio dire, se proprio deve dedicargli qualcosa, e dedicargli una tangenziale, così almeno si capisce di chi stiamo parlando.